Siamo a Roma per un evento che prende il nome di Superhero, dove si è fatto il punto sulla gestione delle malattie rare, su quello che sta avvenendo di nuovo in Italia per quanto riguarda appunto il sistema delle malattie rare, e dove si è parlato soprattutto di malattia di Fabry e anche del modo di diagnosticare questa patologia ancora prima che si manifesti, utilizzando l'albero genealogico e partendo ovviamente da qualcuno in famiglia che ha questa patologia. Noi ci siamo fatti spiegare le modalità di questa analisi genetica da una vera esperta, dalla professoressa Daniela Concolino. Professoressa, innanzitutto, cosa ha di caratteristico la malattia di Fabry dal punto di vista del quadro clinico, no, dei pazienti, ma anche dal punto di vista del profilo genetico della malattia? La malattia di Fabry, nell'ambito delle malattie d'accumulo lisosomiale, è quella che si trasmette attraverso il cromosoma X. Quindi questa è la differenza rispetto a tante altre malattie, per cui si trasmette di generazione in generazione. E l'altra grossa caratteristica è che è estremamente variabile come quadro clinico, andando da pazienti che esprimono delle forme classiche a pazienti che hanno delle forme che vengono considerate late onset, più tardive, e questo comporta una difficoltà ed è alla base di quello che è spesso il ritardo diagnostico che si ha in questa malattia. Certo, lei nell'evento di oggi ha parlato dell'utilità di analizzare l'albero genealogico, cosa che fate già, diciamo, quasi di routine nel suo centro a Catanzaro. Ecco, come viene fatta questa analisi, ovvero secondo quale principio? Poi vediamo dal punto di vista operativo realmente come si fa, ma dal punto di vista teorico che cosa si va a cercare? Si parte dal paziente a cui è fatto una nuova diagnosi e, seguendo la modalità di trasmissione genetica del gene malattia attraverso il cromosoma X, si identificano nell'ambito della famiglia i potenziali soggetti che possono essere affetti. E questo viene fatto coinvolgendo chiaramente la famiglia, perché tutte le informazioni le riceviamo da quello che definiamo il caso indice, quindi la nuova diagnosi. E piano piano si sale nelle generazioni e soprattutto si allargano anche le generazioni, per cui da un paziente si arriva a identificare un tot di sospetti, il sospetto non è diagnosi, e poi questo deve essere testato per vedere se è sano o meno. Professoressa, ecco, dal punto di vista operativo, una volta trovato il caso indice, per risalire sul diciamo ricercando il cromosoma X, cosa si fa operativamente? Intanto dipende dal sesso del caso indice, perché se un paziente è di sesso maschile, l'X la eredita solo dalla madre, quindi non c'è mai una trasmissione tra maschio malato ai figli maschi, mentre al contrario un maschio malato trasmette la malattia a tutte le figlie femmine. Se il caso indice è femmina, a quel punto non possiamo a priori dire se l'ha ereditato se è una nuova mutazione o se l'ha ereditato dalla madre. È chiaro che quando è ereditato dal padre, il padre, essendo maschio, probabilmente ha la stessa sintomatologia o sintomatologie similari. Quindi c'è proprio uno studio, si ricostruisce con una simbologia e si vedono chi ha la possibilità di essere malato. La ricerca appunto del gene eventualmente malato nei consanguini come viene fatta? Perché lei spiegava che è su base volontaria. E questo rappresenta una delle difficoltà più grosse, perché noi la ricostruzione della famiglia la facciamo tramite il nostro paziente, a quale chiediamo il numero di collaterali, di fratelli, di cugini, e quindi ci vuole anche una collaborazione della famiglia e ci deve essere anche una nostra capacità di motivare il perché l'informazione di malattia debba essere trasferita a tutti quelli che hanno questa possibilità, che è legata al fatto che è una malattia sintomatologicamente complessa. Quindi non necessariamente i pazienti che hanno il gene malattia sono pazienti che hanno un quadro clinico e una diagnosi già fatta, perché mai come nella malattia di Fabry il ritardo diagnostico continua a essere ancora estremamente ampio. Senti, invece quali sono i vantaggi appunto di poter intervenire precocemente sfruttando proprio il tema dell'albero genealogico? Beh, io sono un pediatra, quindi la mia attenzione più grossa è in quella fascia pediatrica,
dove probabilmente i sintomi che portano alla diagnosi sono molto molto sfumati. Molto più spesso nei bambini la diagnosi viene fatta per storia familiare e quindi l'albero genealogico per noi è uno strumento che forse finora abbiamo poco enfatizzato. Da un lato abbiamo gli screening neonatali con tutta una serie di utilità ma anche di complessità. Dall'altro abbiamo le diagnosi degli specialisti d'organo, quindi quando già la malattia si è manifestata con danno cardiaco, renale, noi ci troviamo proprio al centro di questi due estremi. E qui, secondo me, la storia familiare ci consente di identificare tutti i potenziali e anche in fasi completamente asintomatiche. E questo sarà il nostro goal dei prossimi anni, se la vostra sfida, la nostra sfida, se riusciamo a intercettare questi pazienti in momenti in cui l'inizio delle terapie evita tutto quello che poi non è più fattibile quando la malattia è già avanzata.